Buongiorno, benvenuti in questo piccolo incontro. Siamo 2024, Orto Ganzo 2.0, un piccolo giardino che però è quasi un orto in realtà di casa, fatto con tante piante innovative, antiche, ritrovate. E è venuto così quest'anno. Abbiamo puntato su tante aromatiche, piante utili. Adesso siamo nel mese di luglio, quindi è il massimo del calore, del sole. Possiamo andarlo a scoprire da vicino. A partire da alcune piante che sono rimaste dagli orti precedenti, come la consolida, perenne. Infatti vedete in una aiuola a sbalzo, fuori da questi rettangoli che caratterizzano l'orto. Poi abbiamo la salvia. Salvia bianca, ormai è sfiorita, ma immaginate quanti fiori ha fatto sta pianta, la gioia delle api, apiana, perché proprio piace alle api. E poi un ripasso veloce, i frangivento, che inquadrano il paesaggio e aprono la vista su questa azienda agricola dedicata al grano, ai grani antichi, assolutamente fondamentale per l'alimentazione sana, avere un pane vero, un pane vivo. Ma anche gli ortaggi sono importanti, dobbiamo seguire tutte le fasi. Qui abbiamo in effetti anche l'area dedicata al tè. In questo quadratino qua, in questo spicchio, è presente la stevia con le sue incredibili foglie dolci, foglie una pianta erbacea veramente deliziosa, la lippia alba, guardate che bei fiori che ha questa pianta, sembrano quelli della lantana, ma un profumo di limone, cedro, buonissima per il tè. Poi abbiamo la menta, menta del capo, anche quella molto utile per rinfrescare qualsiasi bevanda invogliate. E a fianco della stevia un'altra lippia, la lippia dulcis. Questa l'abbiamo messa qui un po' a sbalzo, ma anche questa piantina ha le foglie dolcissime, questa qua fa concorrenza alla stevia se volete, però è aromatica anche, non è solo dolce. Qui abbiamo invece, sempre nella parte dedicata al tè, il pelargonio e la perilla. Il pelargonio è un parente stretto dei gerani, se volete, però le foglie che emanano un profumo di citronella, noi lo usiamo con il tè, è veramente buono, può sostituire la menta. Nella perilla invece troviamo sì un'aromatica, qui ce ne sono tre varietà, quella della Corea, quella cinese, e quella giapponese, cioè la viola è la più famosa perché è la più ricca di antiossidanti. Perilla fruttescens, detta shiso. Ma in realtà è anche un ortaggio. Possiamo consumarla a fresco nelle insalate, possiamo usarla nei condimenti, nei sughi, nelle minestre, nelle frittate. Non ci si stanca mai della perilla perché è veramente molto versatile in cucina. E poi una bella pianta produttiva, poco conosciuta, è il classico esempio di un ortaggio che è destinato a essere sempre più diffuso, o almeno dovrebbe, anche perché fa molto bene, è ricco di antiossidanti, le difese immunitarie ne godono del suo utilizzo. Quindi dall'area del tè ci spostiamo verso la parte un po' più dedicata alle insalate, questa è la fada principe, questa è la acmellina o acmella oleracea, margherita elettrica per gli amici. La sua foglia e il suo fiore emanano un sapore frizzante e delizioso. Potete sbriciolarlo in un'insalata o usarlo magari per fare delle caramelle di un certo tipo, ma anche nel tè, nelle tinture. Sofia, che sta facendo le riprese, lo usa tantissimo per fare delle ottime creme ricostituenti del viso. Insomma, anche questo sì è un ortaggio aromatico particolare, ma anche una pianta officinale, quindi può essere usata
anche in officina. In opera. Da questa parte abbiamo semplificato un po' la faccenda. Tolgo le scarpe perché merita. Guardate questi girasoli. Questi sono i girasoli Titan. Titan perché diventa titanico. Questo orto è stato piantato circa un mese e mezzo fa. Eravamo a metà giugno, primi di giugno circa. Le piantine erano piccole, in un attimo sono diventate enormi. Questo è destinato ancora a crescere. Possono arrivare a 3-4 metri questi girasoli qua. Qui abbiamo la linea dei basilici, che sono stati mandati a seme per riprodurli. Ce ne sono di vari tipi. Poi ci sono un po' di peperoncini qua e là, gli amaranti con i loro fiori colorati, veramente interessante sta pianta. Qui abbiamo un'altra parte dedicata all'orto proprio. Adesso vedete lo spinacio della Nuova Zelanda in versione estiva, quindi è un po' più sacrificata la foglia, è più compatta, ma è una pianta che vi può regalare dei raccolti incredibili. Noi abbiamo una pianta a casa, una pianta ha riempito uno spazio del genere e ci dà spinaci a diritto, si chiama tetragonia. Poi abbiamo l'erba di San Pietro, questa qua, che è usata per i ripieni, i tortelli, le frittate, è amara, ma è buonissima, ha un sapore, la balsamita Major. Questo è un rarissimo Tagetes Wakatai, in versione domestica, profuma un po' di mela. E poi ci sono sempre dei segreti in questi piccoli orti. Questo è veramente un fiore raro, una tricosante sanguina, cetriolo serpente, che dona veramente anche profumato il fiore. Sa di gelsomino, però poi produce questi frutti che sono dei cetrioli molto saporiti, quindi si può usare anche saltato in padella. È un ottimo ortaggio ricercato, ma veramente difficile da trovare. Poi abbiamo i tomatilli, che stanno riempiendo le loro vesciche, vedete? Adesso ne sacrifico uno. Quando a questo stadio qua è ancora troppo presto. Il tomatillo arriva a una misura così. Si può mangiare anche quando è piccolo, però diventa tomatillo quando raggiunge dimensioni interessanti e sfonda la capsula che lo contiene. Pisalis tomatillo, sono tutti questi qua. Andando avanti ci sono altri pisalis. Questo è parente stretto del tomatillo, ma è dolce. Il frutto è simile, diventa arancione, rimane più piccolo, come una ciliegia. Questo può arrivare a produrre tanti frutti, 200 frutti per pianta. Però bisogna avere più pazienza rispetto al tomatillo, che possa, diciamo, strutturare i suoi frutti a fine estate. Un altro aspetto al paesaggio. Finalmente il fico d'India ha dato i suoi frutti. Anche piante semplici come le opuntie servono a dare stabilità, a creare microclima, a rinfrescare il suolo, a dare qualcosa di utile. Vabbè, i frutti sono preda di chi è bravo a sbucciarli e non spinarsi le mani, però è veramente una risorsa. Viene usato anche come linea frangifuoco. Vi voglio far vedere ancora questa pianta qui, che è molto carina, la proboscidea. Il segreto della proboscidea è un po', vedete tutte queste, se giriamo le foglie, non so se si vede, ma lei cattura moscerini, vedete?
e li digerisce. Sono la sua ottima colazione. È una protocarnivora, un po' appiccicosa, che si è inventata questo modo di concimarsi. Quindi riesce veramente, mamma mia, è piena, a pulire l'ambiente da questi noiosi insetti e a nutrirsi per fare i suoi frutti. Sempre mettere qualche fiore in mezzo ai vostri orti, in questo caso qualche ipomea qua e là, ha riempito, diciamo, lo spazio. E qui abbiamo tema centrale le piante sacre, anche se potremmo dire piante da fibra, però la canapa, guardate che bella, portamento molto elegante, pianta da fibra eccezionale, può essere usata per rinforzare i terreni, per assemblare le parti profonde con quelle superficiali, da humus al terreno, diserba a modo suo perché tiene le erbacce sotto, però è, oltre che una pianta da fibra, anche una pianta sacra. Infatti qui si apre questo giardinetto di piante sacre e troviamo, non ultimo, la ruta che ogni male stuta, questa sempre da mettere vicino a casa perché tiene lontani i guai secondo la leggenda popolare, l'achillea, pianta divinatoria in Oriente, anche un ottimo rimedio, si può usare la tintura e l'estratto della pianta. Qui tra l'altro c'è un'achillea di diversi colori anche. L'artemisia, questa si usa per fare gli smudge, come la salvia bianca che abbiamo visto, però in forma di artemisia, Artemisia ludoviciana. Il ricino, queste due piante rosse non si mangiano, sono piante abbastanza tossiche, sono tre volte, diciamo, è una pianta anche che può essere usata assolutamente, il seme, la parte oleosa, ma le foglie e il fiore, tutta la parte acquosa è assolutamente da evitare in cucina, però usarla, diciamo, per fare un po' da guardia, ecco, da rimanere, tenere lontani insetti e parassiti, sì, funziona. E poi c'era il cardiospermum, questo qua, guardate che bella che è. Cardiospermum, anche lui un seme misterioso che dà nome, vedete, esce fuori questo cuore, è un seme fatto a cuore, cioè che ha un cuore stampato, ce ne sono tre per ogni capsula. Si autosemina, è un rampicante molto piacevole, ecco, si è autoseminato. Da lì magari nascerà il prossimo anno una pianta. Ah, ma cosa vedo lì nascosto? Questo è un cult. Vedete, non è ancora maturo, ma... melone tigre. Bisogna sempre nascondere qualche curiosità nei nostri orti giardino, che diventa un piacere per gli occhi e una sorpresa scoprire questi spazi. E quindi, se voi scostate un po' le foglie, vedrete zucchine a stella comparire. Guardate che carina. Io le adoro queste frutte qua. E questo è. Le strutture che si arrampicano sono... Andiamo ancora a vedere di là e facciamo un photo finish. Ecco, lei ci segna le correnti ascensionali. La via dello spirito, del grande spirito, era segnata da questi animali che perlustrano e pattugliano il territorio. E ci credo, da quell'altezza.
infatti abbiamo ancora, sentite qua com'è più fresco. Là si suda a 8 camicie, qui c'è un'arietta proprio, l'ombra dei girasoli crea un po' più di, è tutto pacciamato anche per evitare che, qui il sole è molto forte, per evitare che cuocia proprio tutto. Abbiamo un Emerocallis, questo fiore io adesso lo raccolgo, ma è una delizia. Ora, sa di pesca. Questa è la parte più dolce qua. C'è il nettare, si vede? Questa parte che brilla è quella che piace tanto agli insetti. E poi il polline. Tieni, Sofì. Bisogna dare anche qualche contentino al cameraman. Basilico dell'Azerbaigian. Madonna che profumo. Questo ricorda l'anice. Qualcosa di anice. L'anguria di San Nicola. Si sta formando. Anche queste che sembrano apparenti erbacce, in realtà sono le famose mandorle di terra. Vediamo se riesco a catturarne una. Queste piante producono sotto degli ottimi tuberi commestibili. Sanno di mandorla, di cocco. Può essere davvero una sorpresa anche. E si scambia tanto con un infestante che c'è, ma a novembre si raccoglie. Vabbè, e poi abbiamo cetrioli, sale e pepe. Questo anche lui è un ottimo cetriolo, mi può sorprendere il colore della buccia, non è per niente amaro. Insalate allegre, mette allegria questi frutti qua, sale e pepe. E poi abbiamo qualche zucca e via. Andiamo verso il Salao Meraviglio, che incornicia il paesaggio. Qui abbiamo il Salao e di nuovo, tornando a casa, abbiamo la consolida. Salao, come dice il nome, è insalata. Queste sono state messe per consolidare l'argine, in cui sono stati fatti dei grossi lavori, piantato il frutteto e tutto, quindi sono piante anche utili per ripristinare l'ambiente. Là ho ancora piantato un gelso rosso, una cudrania, un alberello, si creerà ulteriore ombra. Allora vi aspetto.